L'Isola dei Famosi, Francesco Monte furioso con la conduttrice di Pomeriggio 5. Ultimissime Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte furioso dopo lo scandalo droga. Francesco Monte non trova pace dopo lo scandalo droga all'Isola dei Famosi 2018 che lo ha messo al centro della ribalta mediatica. In queste settimane, infatti, non si fa altro che parlare della bufera marijuana portata alla luce da Eva Enger, la quale sostiene che il concorrente sia venuto meno alle regole della trasmissione comprando e fumando marijuana in Honduras nei giorni che hanno preceduto l'inizio ufficiale della trasmissione di Canale 5. Droga all'Isola dei Famosi, Francesco Monte ce l'ha con Barbara D'Urso? Dopo un periodo di silenzio, in queste ultime ore Francesco Monte ha scelto di rompere questo muro di silenzio e ha detto la sua su quanto è accaduto, rilasciando una nuova intervista inedita sulle pagine del settimanale, Chi diretto da Alfonso Signorini, dove per prima cosa ha ammesso di essere contrariato dal modo in cui si sta affrontando la questione in televisione. Monte ha puntato il dito contro tutti coloro che pur di fare share in TV sarebbero capaci di vendere l'anima al diavolo. Una frecciatina decisamente velenosa, che per i fan dell'Isola dei Famosi e dell'ex tronista stesso potrebbe essere indirizzata alla conduttrice di Pomeriggio 5 Domenica Live, Barbara D'Urso. Chi ha seguito le ultime puntate delle due trasmissioni di Canale 5, infatti, ha potuto vedere che la D'Urso si è occupata molto dello scandalo droga all'Isola dei Famosi 2018 e soprattutto nel contenitore domenicale ha dato spazio a diversi opinionisti di dire la loro, tra cui anche l'ex fidanzata di Monte, Teresanna Pugliese, che non è stata molto docile nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne. La verità di Francesco Monte su Cecilia Rodriguez. E così si ipotizza che questa frecciatina velenosa di Monte possa essere rivolta alla padrona di casa di Pomeriggio 5, che tuttavia in queste settimane ha sempre parlato al condizionale e ha sempre messo in dubbio le parole di Eva Enger, che più volte ha raccontato la sua versione dei fatti anche nelle sue trasmissioni. In attesa di vedere se Francesco farà ulteriormente chiarezza su questa delicata vicenda dello scandalo droga all'isola, nell'intervista rilasciata a Chi ha voluto fare delle precisazioni anche sul possibile ritorno di fiamma con Cecilia Rodriguez, rivelando che non si sono mai visti di nascosto così come si è ipotizzato dopo che venne beccato da Striscia la notizia nei pressi dell'abitazione della sua ex fidanzata Cecilia.